Un odore acre e inconsueto è quello che la signora, che abita al piano superiore della pizzeria La Veranda in Piazza Calabria a Vico Alto, ha notato quando si è svegliata intorno alle 5 del mattino. Ma nulla, nemmeno un filo di fumo che facesse presagire cosa stava per accadere. Sono le 6:40 quando l'incendio all'interno del locale seminterrato della pizzeria divampa in tutta la sua potenza devastante. Il fumo nero e denso che esce dalle porte e dalle finestre della veranda fa fuggire le due famiglie ancora in pigiama e fa correre sul posto i vigili del fuoco. Difficilissime le operazioni di spegnimento. In un primo momento, con il locale completamente immerso nel fumo, è difficile capire da dove siano scaturite le fiamme. Quando si stabilisce che l'incendio è divampato nel locale delle celle frigorifere, percorrere la scala in ferro diventa impossibile perché è incandescente. Sarà necessario praticare un foro nel muro esterno dell'edificio e gettare all'interno 5 autobotti. Dopo 5 ore l'incendio non è ancora completamente domato e solo nel pomeriggio sarà possibile iniziare la conta dei danni. Due appartamenti inagibili, due attività commerciali che dovranno chiudere per giorni e due uffici impraticabili, oltre a danni incalcolabili all'interno del locale La Veranda. Ispettore Maurizio Meniconi, com'è la situazione? Allora, la situazione in questo momento è sotto controllo. Purtroppo la struttura ha ricevuto dei danni e abbiamo rilevato che dal civico 20 al 23 compreso è inagibile, sia per quanto riguarda l'attività commerciale, ma anche le sovrastanti abitazioni. Quindi due appartamenti, una pasticceria e un bar. No, la pasticceria non ha riportato danni strutturali, ma solo impiantistici, quindi devono essere controllati tutti gli impianti, come il bar e Chile. Al piano inferiore invece qualche danno per il CONI. Allora, il CONI ha avuto un'infiltrazione di acqua. A primo vista non risultano danni strutturali e anche lì dovremmo verificare, o meglio i tecnici dovranno verificare tutti gli impianti. Ma un incendio di vaste proporzioni per creare tanti danni così? Sì, purtroppo si è sviluppato in una zona molto angusta e di difficilmente raggiungibile. Increduli e sotto shock i proprietari della pizzeria Veranda, che hanno collaborato attivamente alle operazioni di spegnimento e presenti sul posto gli 8 dipendenti. Nei due appartamenti dichiarati inagibili abitano una coppia di anziani ed una donna proprietaria di un cane. Sul posto è arrivato nel pomeriggio il sindaco Valentini con il comandante dei vigili urbani Rinaldi. Il sindaco si è immediatamente attivato per trovare una sistemazione alle due famiglie. Sarà un albergo della zona ad ospitarli, cane compreso. Il sindaco Bruno Valentini qui a Vico Alto in Piazza Calabria per valutare cosa è successo e valutare come fare con le famiglie che sono rimaste senza casa. Sì, è purtroppo un evento negativo, anche se fortunatamente non ci sono danni alle persone, danni gravi al locale, ad alcuni locali attigui e danni agli due appartamenti, sono tre ma solo due sono abitati, dove abitava una famiglia di anziani e una signora sola che ha un cane con sé. Stiamo cercando di aiutarli, abbiamo probabilmente trovato una immediata disponibilità nell'albergo qui di Vico Alto, quindi probabilmente anche la signora non dovrà separarsi dal cane. Provvediamo noi temporaneamente, anche se poi ci rivaleremo sull'assicurazione, però in questo momento è forte il dispiacere per un ristorante pizzeria molto noto, con proprietari molto noti ai senesi. Sono molto rammaricati e anche preoccupati, perché qui poi ci lavorano persone, quindi vuol dire danni e reddito importante. Noi siamo vicini a questa famiglia, a questi gestori. Cercheremo di aiutarli in termini di velocità nei permessi, però dovrò già oggi, sulla base delle relazioni tecniche dei vigili del fuoco, emanare delle ordinanze che certificano che sono immobili inagibili e quindi non ci si può entrare, non si possono utilizzare. È un disgrazio, non ci voleva, purtroppo nella vita queste cose capitano. Credo, per quanto mi dicono, che l'incidente è assolutamente fortuito, dovuto probabilmente a un cortocircuito, danni molto rilevanti, l'incendio è stato veramente grosso e siamo tutti fortunati che non dobbiamo piangere nessun danno alle persone. I danni sono gravi, ora entrerò dentro grazie agli esperti dei Vigili del Fuoco per rendermi anche conto di quello che è successo.